Buongiorno, buongiorno amici di Tele One, bentrovati con Goal Inside, il nostro settimanale di approfondimento sulle formazioni siciliane di Serie B e Serie C. Parleremo di Palermo, Catania e Messina. Clima non tanto sereno per ciò che riguarda il Palermo ed è dalla Serie B che iniziamo perché al Renzo Barbera si è vista una squadra ancora una volta abbastanza molle, svogliata e il risultato finale è stata la conseguenza. Che poi un po' tutti si aspettavano, cioè il successo della Reggiana però. Un saluto a Mirko Valenti, buongiorno Mirko. Buongiorno Enzo, buongiorno ai nostri telespettatori. Per il Palermo è la settima, insomma è un numero che fa un po' impressione, settima sconfitta all'interna, quindi al Renzo Barbera, una annata veramente storta, si è cambiato il tecnico, i limiti sono rimasti, in tanti hanno richiamato sui social la fotografia di Eugenio Corini come per dire il problema non era soltanto lui, Mirko, il problema non era soltanto lui e questo è chiaro. Sì, assolutamente. Il problema è ben più grave da quello che abbiamo visto. Cambiare allenatore sicuramente era una mossa da fare per dare una scossa che nella prima partita sembrava esserci, ma che ieri abbiamo visto non essere fatua, perché comunque il Palermo ha giocato in maniera molto svogliata, non ho visto una squadra combattiva, ho visto una squadra sul pezzo, assolutamente. Il tifoso del Palermo si aspetta una squadra rosanero che possa macinare gol, vittorie importanti. È l'ultima volta che il Palermo andò in Serie A, quindi il grandissimo sogno era circa 10 anni fa e diciamo nella stanza dei bottoni c'era il dirigente Giorgio Perinetti, che noi abbiamo il piacere di avere qui con noi a Goal Inside. Salve Perinetti! Buongiorno. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno direttore. Allora, possiamo chiederle intanto che idea si è fatta del Palermo di quest'anno e poi anche un parere su Mignani che come tecnico ha mosso i primissimi passi al Siena proprio con lei. Ma sai, farsi un'idea da lontano non è sempre semplice. Palermo ha allestito sicuramente una rosa importante, un buon organico, anche se evidentemente nel tanto fare poi insomma, non tutto riesce al primo colpo, no? Forse i problemi difensivi del Palermo non si sono attenuati né con Corini né con Mignani. E qualche sbavatura c'è, poi c'è la responsabilità di cercare di ottenere un risultato importante come la promozione, o perlomeno arrivare alla posizione migliore nei playoff per poter poi lottare. E purtroppo il Palermo qualche battuta a vuoto l'ha avuta. Credo che bisogna rimanere calmi e cercare di trovare condizioni, trovare stabilità, trovare una quadra perfetta proprio per affrontare a questo punto i playoff nel migliore dei modi. E lì il Palermo ha già dimostrato di poter giocarsi le sue carte. L'ho dimostrato nel recente passato. Senta, direttore, ma qualcuno ha detto che forse la rosa del Palermo era un po' sopravvalutata, forse all'inizio del campionato. Lei se lo sarebbe aspettato, nonostante comunque l'inizio del campionato sia stato positivo per il Palermo. Questo si dice, quando mancano i risultati del sistema, certamente sono riflessioni, magari non tutto è andato bene, come dicevo, però credo che Palermo abbia comunque una rosa di riguardo, ecco. Poi naturalmente i risultati dimostrano che ci sono squadre che forse hanno dimostrato di farsi trovare più pronte e più attrezzate, questo è l'ordine dei risultati. Però, cioè, ripeto, ormai si deve essere, secondo me, non cedere al pessimismo, ma a guardare appunto a lavorare bene queste ultime settimane, credo che siano rimaste tre, no? Sì. E poi per prepararsi per i playoff, dove Palermo, ripeto, comunque se la può giocare. Certo, sono rimaste fuori, rimarranno fuori anche, e quindi disputeranno i playoff anche squadre probabilmente come Cremonese e Venezia o Como, quindi la concorrenza è guerritta, ma proprio per questo bisogna lavorare e farsi trovare al meglio possibile per giocarsi le carte
in una competizione che è resettata a Marco Rossi, insomma, sicuramente ripone tutti con le possibilità concrete di poter far bene, insomma, Allora, in palo. intanto sì, io chiedo alla regia di far vedere questa classifica di Serie B. Per Inetti le volevo chiedere anche di Mignani, come le dicevo prima, quali sono i punti forti di questo allenatore, come può questo allenatore, insomma, cercare di spingere il Palermo più in alto possibile e poi ovviamente nei playoff. Cosa apprezza di più e cosa ha Mignani e apprezzato di più Vergassola nella sua sono crescita? due, perché non vorrei mai scindere Vergassola da Mignani, e sono due ragazzi preparati, molto seri, concreti. Cercano pragmatismo e di solito l'hanno ottenuto, almeno le squadre dove hanno lavorato hanno fatto sempre notare che sono squadre solide, squadre che qualche volta magari. Cioè, ho visto risultati più eclatanti magari in trasferta che in casa, come tradizione, però sempre squadre pragmatiche, e quindi quello che ci vuole in un campionato come la B. Certo, Mignano è entrato in corsa e questo non lo so se è una sua caratteristica peculiare quella di entrare bene in corsa, questo non lo so e quindi vediamo, però sicuramente Mignani è un allenatore, ripeto, concreto, pragmatico, la sua squadra di solito ha una certa solidità e viaggiano sempre sul filo magari del pari per poi diventare anche vittorie, ma fuori casa ha fatto tanti blitz e questo è un fatto positivo, poi in casa qualche volta ha stentato, però non so, adesso ogni avventura ha una sua storia, quindi adesso vediamo cosa succede a Palermo. E allora vediamo cosa succede, vedremo, noi la stiamo vedendo qui in TV con la maglia proprio la sua di Perinetti, però abbiamo anche un'altra foto in cui lei è accanto ad un altro ex idolo del Palermo, ricordiamolo, quel Palermo in Serie B aveva gente del calibro, eccolo qui, uno è Dybala, un altro è Hernandez, insomma c'era Barreto, Vabbè, c'era... c'erano cinque attaccanti formidabili come Dybala, Esatto. Belotti, anche se era appena arrivato, appena giovane, giovane, e poi abbiamo anche Lafferty che fece un grande campionato a Brennandes e il Mudo Vasquez da gennaio. Quindi, insomma. Insomma, una squadrettina da nulla, caro Mirko, Eh vero? sì. Senti Mirko, approfittiamo anche della sua presenza per parlare e anticipare la Serie C, visto che è dell'Avellino, no? Vai Mirko. Sì, ho una domanda per il direttore. Secondo lei questo Catania, che quest'anno ha avuto due volti, una cosa incredibile in Coppa Italia dove è riuscito a vincere contro il Padova, mentre in campionato ha avuto dei grossi problemi, si è salvato all'ultima giornata. Nei playoff, quale Catania sarà secondo lei? Sarà la minima garante, quella è molto da temere anche per noi perché Catania effettivamente in campionato ha avuto sempre un rendimento molto altalenante e noi l'abbiamo battuto sia l'andata che il ritorno, però adesso nei playoff sarà sicuramente una squadra diversa con un pubblico un po' il nostro, insomma molto caldo e quindi Catania insomma, sarà sicuramente una delle squadre da temere nei playoff. Una delle squadre da temere, noi Al di là di un Perinetti. campionato, appunto, dove invece è stato abbastanza deludente. Abbastanza deludente, sì, ne parleremo Sì, dopo sì. dei play-out evitati. Noi, direttore, la ringraziamo, sempre gentilissimo. Palermo la ama sempre, insomma, anche con tanti ricordi belli che abbiamo ricordato questa mattina. La ringraziamo, Perinetti, e in bocca al lupo, Grazie a ovviamente, per i voi, grazie play-off. all'ospitalità. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Insomma, quando gli hai chiesto del Catania, io mi aspettavo che si augurasse, insomma, comunque, possiamo andare avanti, ritorniamo al Palermo, poi questo ce lo diciamo durante il Sì, servizio, sì. magari quello che ti stavo dicendo. Andiamo a vedere qual è la reazione dei tifosi non proprio felicissimi al Renzo Barbera dopo Palermo contro Reggiana nelle interviste che sono state realizzate al termine da Roberto Pedivellano. Devono andare tutti a lavorare, ma come facciamo i playoff con questo materiale umano? Fa schifo. Sono venuti a svernare qua. Questi non sono calciatori. Questi non sanno cosa significa giocare al calcio. Ciao. Se ne chiede tutti, bonus di gruppo, a casa. Tutti. Non funziona. Secondo me il problema sono i giocatori. Poi lui errori ne fa. Segre per me deve giocare.
forte, poco impegno, poco spirito di sacrificio. Una squadra con le gambe molli, senza molta volontà di scendere in campo. Un allenatore che in quattro partite, delle quali tre in casa, raccoglie solo tre punti. Ecco, lascia pensare che per i play-off ci sarà ben poco da fare. Se fosse il campionato durasse fino al 45esimo saremmo in Champions League, al 49esimo questi muoiono. Insomma, tre punti in quattro partite o si svegliano o si svegliano. Ma può essere che stanno soltanto pensando ai play-off, quindi... Cinque difensori, giocare dentro casa partendo già con cinque difensori è assolutamente inutile. Se vuoi vincere la partita non puoi schierare cinque difensori, questo è l'errore iniziale. Grazie. Secondo me domani c'è da pensare al ritorno di Corini. Questo modulo non va bene, i giocatori sono fuori ruolo tutti, non va bene, anche il ritorno di Ranocchia non si è visto. E allora, avete sentito, clima abbastanza, come dire, come definirlo, insomma, abbastanza caldo fuori dal Renzo Barbera, e andate a lavorare, insomma, c'è chi... chiama addirittura Eugenio Corini. Noi abbiamo anche delle immagini per sorridere, da andare a vedere. Ce n'era una che abbiamo proposto qualche tempo fa del quotidiano irriverente Lorà, che a me piace sempre chiamare in causa. Andiamo a vederla, riguardava Mignani, possiamo sorridere con... Ecco, questa è quella nuova, pensiero stupendo, insomma, quindi per sostituire Mignani l'idea è questa qui, un Leo Luca Orlando come tecnico, e questo è il Mignani Out che è stato pubblicato da allora addirittura due giorni dopo l'arrivo di Mignani, quindi prima della partita con la Sampdoria. Chiederemo il nostro parere, intanto non so se volevi aggiungere qualcosa sui nostri cari amici mattacchioni dell'Orà, che ce le azzeccano tutte, dicevi tu l'altra volta. Sì, sì, sono tipo i Nostradamus di Palermo, cose incredibili. I Nostradamus di Palermo, certo, vedere Leo Luca Orlando sulla panchina del Palermo sarà difficile, però lo mai chiediamo. Mai dire mai. Mai dire mai, assolutamente. E invitiamo alla nostra conversazione anche Alfredo Minuto, giornalista collega che segue il Palermo sempre e non sarà molto felice anche questo lunedì. Ciao Alfredo. Ciao Enzo, ciao a tutti, buongiorno. Ciao Alfredo, buongiorno. Allora, non ti chiedo di Leo Luca Orlando sulla panchina del Palermo, perché forse è un po' difficile, però ti chiedo atteggiamento iniziale del Palermo nella partita contro la Reggiana. Un po' troppo difensivistico, si può dire, all'inizio, con troppi difensori. Lo sentivamo anche dai tifosi alla fine della gara. C'è chi si aspettava già Segre in campo sin dal primo minuto, insomma, qualche elemento un po' più votato all'attacco. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, più che altro perché a questo punto è un discorso di, appunto, atteggiamento. L'atteggiamento del Palermo i tifosi se lo aspettavano ben diverso, doveva essere un atteggiamento sicuramente votato all'attacco sin dal primo minuto per mettere pressione, fare capire fin da subito chi doveva comandare in campo. Sì, d'altronde sì, insomma, giocava contro una squadra che veniva da una debacle importante, 4-0 in casa col Cosenza, da una serie di risultati negativi, dunque si sperava che il Palermo potesse, insomma, sin da subito condurre il redini del gioco, invece insomma non è stato così. La squadra è sembrata addirittura intimidita da questa Reggiana, che ha fatto il suo gioco. Insomma, io ho visto tra l'altro una squadra messa davvero bene in campo. A un certo punto ho visto anche il centrocampo del Palermo in enorme difficoltà. Il centrocampo della Reggiana faceva densità e naturalmente la squadra poi ha finito, insomma, per perdere, ecco, quello che doveva essere appunto la condizione proprio del gioco, e a quel punto sono venuti tutti i nodi effetti, ne si è rivisto un pochettino il Palermo pre Mignani. Volevo dire una cosa per quanto riguarda appunto il nuovo posto Mignani: se non ho visto qualcosa, diciamo, di positivo, qualche segnale c'era stato, sì, di un Palermo un pochettino più ordinato. Il calcio di Mignani è comunque sia un calcio conservativo, per cui in difesa si era cominciato a fare sicuramente meglio, però di contro si vedeva un Palermo meno propositivo in attacco. E con la Reggiana, insomma, si sperava in una squadra, diciamo, più arrembante, in un assalto fin dal primo minuto non c'è stato. Naturalmente poi di così, insomma, fanno due calcoli e dicono siamo sempre allo stesso punto. Mi viene da dire, se a questo punto è un discorso relativo all'allenatore
o se piuttosto è un discorso relativo proprio all'atteggiamento, all'atteggiamento della squadra, dei giocatori, che quest'anno insomma sembra che proprio questa squadra non si possa trovare. Allora Mirko, intanto ti chiedo di preparare anche tu una domanda. Io volevo anche chiederti dell'atteggiamento del tecnico. Io qui non voglio assolutamente colpevolizzare nessuno, non voglio stare a dire che Corini non abbia avuto le sue colpe, però di certo l'atteggiamento conclusivo, quando sono entrati in campo 800 attaccanti tutti assieme, sono stati messi Traoré, Soleri, c'era anche Brunori, per non parlare di Segre, terzino di spinta, o meglio laterale, lì a destra, e tra l'altro ha fatto delle cose buone quando è entrato. Questo comunque sta ad indicare una certa confusione. Tu pensi stia sperimentando per prepararsi ai playoff, oppure è indice che questa sia una stagione, come si diceva prima, ormai maledetta, ormai quasi scritta? Parli sempre con me, dice a me. Sì. Ah, possiamo augurarcelo che questo possa essere un momento di studio, ecco, del Palermo che si sta preparando per i play-off. Però per quanto mi riguarda c'entra anche, ripeto, l'atteggiamento. Dico, tu puoi studiare tutte le alchimie, la parte finale, come hai detto tu, 800 attaccanti, insomma l'attentato di più, esatto. Sapeva più di un allenatore che aveva perso il bando, diciamo, della matassa, e che cercava a un certo punto, insomma, di sputarla con quella che poteva essere così l'invenzione del singolo, proviamole tutte, a questo punto mandiamo la squadra allo sbaraglio. Non è certamente così che, insomma, i tifosi se ne accorgono, non è così che si può costruire probabilmente con la mentalità vincente. Vincente si costruisce probabilmente in maniera diversa e probabilmente si costruisce avendo la squadra a disposizione molto tempo prima. Ricordiamo che Mignani ha ereditato comunque sia una squadra permeata dalla mentalità del gioco di Corini. Sì. Il gioco di Mignani non è che poi sembra talmente tanto differente da quello di Corini, un gioco anche questo conservativo. Però devo dire, ci auguriamo tutti che possa essere un momento che il Palermo, magari quasi sicuro, neanche del tutto quasi sicuro di aver ormai agganciato i playoff, voglia prepararsi al meglio, appunto, quello che è un campionato a sé. Si dice che è un campionato a sé, ecco, lo possiamo solamente sperare. Poi vedo tutto e a quel punto sarà possibile. In questo momento, insomma, i segnali non sono affatto buoni. Non sono affatto buoni, allora per motivi di tempo dobbiamo correre. Non so se avevi una domanda, Mirko. No, andiamo avanti. Possiamo andare avanti. Allora, Spezia-Palermo si gioca mercoledì, quindi il 1° maggio. Alfredo, voglio il risultato esatto di questa partita, per favore. Non fare emergere il tifoso che c'è in te. No, il risultato esatto, guarda, ne sono certo, è 1-2 e tocco ferro. Perfetto, va benissimo così. Grazie Alfredo, ci sentiamo presto. Ciao. Ciao a tutti. Allora, passiamo alla Serie C. Il risultato ce l'abbiamo, quindi, cari telespettatori, siete pronti? Potete andare a giocare questo risultato vincente. Giocare responsabilmente, però. Responsabilmente, assolutamente. 1,50 euro, come ci diceva l'altra volta Marco Feo, 2,50 euro. Allora, Catania, che è riuscito a battere il Benevento, vittoria, che dico, d'oro, di platino, forse di più. Una vittoria che vale tantissimo. Si è salvato e ora potrebbe anche andare a lottare per la Serie B. Esatto, sì, il Catania ha avuto, tra virgolette, fortuna nel vincere, perché, visti i risultati sugli altri campi, i play-out si faranno. Che ieri il Monterosi ha vinto contro il Foggia, Virtus Francavilla e Potenza hanno pareggiato, la Turris ha vinto, quindi comunque nella zona bassa della classifica. Vediamola anche questa classifica, sì mentre tu. Una classifica che si è accorciata, quindi con questa vittoria il Catania è riuscito a salvarsi tranquillamente, andare appunto ai playoff nazionali per la promozione in Serie B. E lì c'è l'Avellino di Perinetti, tra l'altro. Esatto, Avellino che potrebbe è andarsi a scontrare proprio con il Catania, sì. Sì, sì. Quindi ha pure superato il Messina, che sabato ha giocato una partita, diciamo, di allenamento. Praticamente, tanto turnover, sì. Messina che già era sicuro della salvezza, era sicuro di non poter arrivare ai playoff, quindi ha dato un pochino di spazio, diciamo, alle seconde linee, a partire dal portiere. Una sconfitta col Monopoli che non fa male, insomma, ai peloritani, va bene così per questo campionato. Grande mister Modi, che ha fatto veramente un buon campionato. Per costruire la prossima stagione sicuramente ottimo risultato. In prospettiva il Messina l'anno prossimo
può costruire una squadra puntando su alcuni elementi di quest'anno, rinforzando alcune posizioni, l'anno prossimo potrebbe essere protagonista del campionato. Assolutamente sì. Allora, siamo rimasti indietro con un po' di messaggi che dovevamo leggere dei tifosi inviati anche al Palermo. Fra questi ce n'è uno di Stefano Piazza che conosciamo bene. Tranquilli, è l'anno della rimonta, solo che anziché rimontare veniamo puntualmente rimontati. C'era un tifoso che diceva questo Palermo se giocasse soltanto un tempo in questo momento sarebbe in Champions League. Soltanto, sì, questo è stato... E questo è sintomatico di uno dei problemi più grandi. Di un problema di testa del Palermo. Che Filippo, comunque crolla nel secondo tempo. Insomma, si dovrà capire bene cosa fare. Filippo Picone, ultima partita vinta dal Palermo nel 1984. Alessio Tantillo scrive: rivogliamo Baldini. Quindi, insomma, da Corini si va a Baldini. Siamo sempre lì. Mister, sono un suo estimatore, scriveva Antonio Cigno. So di certo che Ranocchia, Segre e Gomes devono giocare sempre insieme poiché si integrano in modo perfetto. Questa altra tematica che abbiamo appunto toccato poc'anzi, con Segre che invece è rimasto fuori, Ranocchia che è entrato dopo perché ancora non è al top, insomma ci aspettiamo che da mercoledì sarà in campo sin dal primo minuto. Allora, io vi ricordo di rimanere sintonizzati sempre su Tele One, naturalmente appuntamento con Goal Inside per la prossima settimana sempre alle 14:30, 14:40 dopo la prima edizione del TG Media News. Questa sera seguite sulle pagine Sport 16 La Notte Rosa e poi giovedì con 16 gol siamo ancora qui con il calcio dei dilettanti, Serie D Eccellenza, e si arriva anche in promozione con Filippo Di Lorenzo, Marzia Cannata e tutti gli altri. Io ringrazio Mirko Valenti. Grazie a te, buona giornata a tutti. Arrivederci e buon proseguimento di ascolto qui su Tele One.